Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video post partita di Napoli-Juve. Aspetta, 5 a 1. Molto, aiuto. Io non ho niente a disposizione, voglio piatevi sti cazzo di evidenziatori. 5 limoni, questo per Allegri dovrebbero bastare. Mamma mia, che partita, Giuseppe. Io non voglio, sto ancora carico di adrenalina. Mamma mia. Io non ho mai rimpianto così tanto di non essere allo stadio, vorrei teletrasportarmi lì proprio. No, è stato magico, guarda, pure a me sarebbe piaciuto tantissimo starci, ma i biglietti sono andati a ruba in un attimo, però non fa niente, l'importante è che abbiamo vinto. L'importante è che l'abbiamo vista, perché, allora, c'è poco da dire, sta partita qua è storia, cioè uno scontro così 5-1 è storico. Cioè, clamoroso. Non veramente. So quando risuccederà, ma abbiamo detto troppe volte, tipo Napoli-Liverpool o altre partite, adesso non mi ricordo neanche, 6-1 all'Ajax, partite perfette, ma questa è stata un'altra partita perfetta. Cioè. No, ma poi è stata una grande risposta al campionato, perché fino a settimana scorsa ci davano per morti, il Napoli è fuori forma, Kvara non è più quello di un tempo, Osimhen poco lucido e l'hanno schiattata a bocca. Io penso che il Napoli da oggi continuerà a volare, anzi questo può essere soltanto, come dire, un trampolino di lancio, no? Sì, perché mo penso che Napoli tornerà in forma come vecchi tempi e mo sono cazzi da cagare per tutti quanti. Però sì, anche perché il primo tempo, cioè, allora, abbiamo fatto 20 minuti di predominio totale, cioè la Juve penso che poteva stare in porto invece che Meret, cioè non ha fatto proprio niente la Juve. Ma siamo tipo 70% di possesso palla all'inizio. Sì, cioè la Juve praticamente si hanno fatto loro il calcio d'inizio, solo quello hanno fatto, penso, cioè. Però poi a un certo punto, io odio dopo il 2-0 prendere il gol subito, cioè mi darò più fastidio. Guarda, frema, mamma mia, che frema, poco ammazzo, ma tu non so se hai visto quella fatta la deviazione, Zielinski la svirgola, mise cosce Kim, palla di Milik che lì dall'angolino, ma che ovviamente cioè. Di Maria tre partite ha fatto quest'anno contro noi, Lionel Messi, ma fanculo. Ah, buon grande giocatore, ma papiate che la traversa c'è tua. Cioè, vorrei che la Juve in mezz'ora non fa niente, kill tira e segno. Almeno una volta una piccola gioia. Ma pure il fatto di Rachmani che stava per fare autorete, io non mi aspettavo Rachmani, la parata. Tra l'errore per Di Maria e quello là, ti giuro, lui volevo solo vederlo fuori. Se non che 10 minuti dopo di calcio ha segnato 3-1. Beh, giusto, allora. Secco subito, migliore in campo. Dimmi un solo nome, ne voglio uno solo. Victor Osimhen. Mamma mia, che giocatore. Voglio, io mi rimangio tutto quello che è sempre detto Osimhen. Ne ho sempre parlato male. Ma io, Victor. Flagello. Cioè, guarda questo video su YouTube, magari condividi nelle storie, facci un po' di sponsor. O guardalo solamente. Io mi inchino a te. Io mi inchino. Cioè, scusami di tutto. Aspetta, fai paura. Tenga una cosa nella tasca. E Bremer Bremer, ci vuole il moment act stasera, dobbiamo andare no, a vabbè. Ma penso un Aulin sicuro se la deve prendere, magari pure un Oghi, ma povero ragazzo. No, io eppure io prima della partita c'è una critica che facevano Osimhen, che non era, cioè spesso non era incisivo con le big, no, che si faceva arginare, meno male. No, stasera ma mancava due gol, un assist, non so quante occasioni procurate, ma imbarazzante. Sì, no, ma a parte che fa reparto da solo, ma non so, vabbè, comunque nel momento in cui è entrato Raspadori, ok, che è un altro giocatore, altre caratteristiche, un'altra fase della partita, ma Osimhen da solo fa reparto, cioè ti mantiene impegnata tutta la difesa avversaria, te la mette in difficoltà, procura ammonizioni, salta l'avversario, è devastante, è assurdo. Altro nome, vabbè, facile, dopo Victor parlerei di Kvicha, no? Esatto, Caparaschelia, che ha zittito tutti quanti, tre partite senza segnare, Lupac, Lozano. No, è tornato pure lui. Sì. Certo, ovviamente ha giocato contro la Juve la partita scorsa, a parte la Sampdoria, comunque ha giocato con l'Inter, ci sta che non è a quei livelli altissimi di inizio campionato dove abbiamo giocato con squadre meno forti, ma oggi prestazione maiuscola di Kvara. Ha fatto vedere che c'è, cioè, il timore che non avesse più la gamba, penso che è andato se n'è andato, penso che sta bello che è in forma Kvaraschelia. E comunque cosa da la Juve abbia 7 gol o 8, non lo so, prima di oggi e noi avevamo 5. Abbiamo recuperato tutto quello che non ha preso nelle ultime partite, dove meritava di subire qualche gol. Esatto, cioè, ma alla fine, cioè, giocare speculando prima o poi, cioè, non ti può andare sempre bene, ok? Cioè, con l'Inter, per esempio, che con una big ma stava in eccis, cioè, contro di noi
poi se continui a giocare così te la prendi in quel posto là, c'è poco da fare. Sì, sì, no, ma a livello di dedica al calcio ne ho viste veramente poco da parte della squadra di Allegri. Solo su errori nostri. Sì, 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 facevano ripartenze, no, ma io non ho mai visto la Juve di Allegri giocare negli anni in generale, quest'anno in particolar modo, ma stasera soprattutto, cioè ha fatto veramente poco e niente, ha solo subito. Hanno rifiutato di giocare, cioè hanno proprio... Vabbè, ci sta, le abbiamo prese a pallonate. Sì, adesso lo possiamo dire, cioè io il Napoli di Sarri, cioè non giocavamo così, con la Juve andavamo in difficoltà. Perdendo parte... il gol di Guain, cioè... No, a parte che sono rose totalmente diverse, il Napoli con Sarri giocava con 11-12 uomini al massimo, sì. Qua invece stiamo parlando di un'intera rosa a disposizione, tutti fanno la differenza, vedi, esce Politano, entra Elmas e fa Buso, esce Victor, entra Raspadori, esce Mario Rui, entra Oliveira, cioè abbiamo proprio numero, abbiamo qualità, abbiamo quantità, è un'altra cosa, e anche a livello di gioco si nota la differenza che il Napoli è molto meno meccanico, non gioca in maniera mnemonica, non cerca le stesse giocate. È sempre innovativo, cerca sempre nuove idee, è molto, coglie il momento, capito? Non è che gioca con quel modo prestabilito, si adatta, ed è questo che mi piace di Spalletti, molto versatile, poi l'allenatore sa leggere la partita, i giocatori in campo sanno interpretare bene, no? L'andamento della partita, il momento di calo degli avversari, quando attaccare, dove metterla, abuso, devastanti. Non so se è il miglior calcio d'Europa, ma siamo nella top 3-4 sicuramente. Una cosa che mi ha fatto impazzire, una cosa che mi ha fatto impazzire sul gol del 4-1, Mario Rui che va a pressare, non so chi è, Danilo, sì, sì, sulla sì. Linea di fondo dell'altra parte, bellissimo, un barettiello. No, bellissimo. È un grande. No, hanno giocato bene tutti, alla fine grandissima prestazione, pure Meret, vedi, si è fatto vedere sulla parata. Kim e Rachmani, vabbè, impeccabili, più Kim che Rachmani, sì, il gol l'ha salvato, sì, sì, che sì, sta sì. Giocando benissimo. Di Lorenzo ingiocabile oggi, fortissimo. Lorenzo oggi fortissimo oggi di Lorenzo, veramente. Eppure io avevo un po' paura con Mario Rui perché pensavo che soffrisse gli esterni. Corsa, ho detto ci vorrebbe Oliveira. Invece ovviamente come al solito Mario Rui ha detto state zitto. Vabbè. E vabbè, che dire? Grandi Wagyu, continuate a seguirci, forza Napoli, l'hanno schiattata. E la prossima con chi giochiamo? Che è Cremonese in Coppa Italia, se non sbaglio, e poi la Salernitana? Sì, mi pare di sì, e poi a Napoli con la Roma. Vabbè, comunque, sì. Ci vediamo prossimamente. Seguiteci sulla pagina, condividete meme nelle storie, taggateci, contattateci, che vi rispondiamo a tutti quanti. Commentate. Ah, questo video, Wagyu, questo video, mettete un mi piace, commentate, spammatelo un pochino, fateci crescere. E niente, Giuseppe, saluto finale. Vai, mo ci vediamo su Instagram con tutti i meme, mi raccomando, ci vediamo di lì, e noi invece qua su YouTube ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao Wagyu.